Faenza ha celebrato il giorno del ricordo, la solennità civile nazionale istituita nel 2004 per ricordare i massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata al termine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la funzione religiosa nella chiesa di Sant'Agostino, la cerimonia è continuata nel piazzale vittime delle foibe accanto a Via Renaccio. Dopo la deposizione di una corona di fiori, il sindaco Massimo Isola ha ricordato la violenza di quei giorni, mentre Mirko Santarelli ha recitato la preghiera del vescovo di Trieste e capodistria Monsignor Antonio Santin, alla guida della diocesi, prima, durante e dopo la guerra. Uno strano destino per una minoranza che ha vissuto in uno dei più grandi confini dell'Europa, quello dell'accesso ai Balcani, se si va verso sud, o dell'accesso all'Europa centrale se si sale verso nord. Un territorio che ha avuto un grande strano destino della storia di unire dei mondi diversi, l'Europa e l'Asia. Un territorio che ha vissuto con turbolenza l'incontro, lo scontro, il conflitto tra culture diverse, le ultime guerre nel cuore dell'Europa sono state le guerre nell'Europa tra gli europei dei Balcani nella fine del 1900, quando oramai l'Europa aveva scelto la strada della pace. In quelle terre turbolente, la fine della Seconda Guerra Mondiale ci racconta pagine drammatiche di cittadini italiani uccisi come simboli, come capro espiatorio, in parte della cruenta violenza che gli italiani avevano manifestato nei Balcani durante la Seconda Guerra Mondiale, in parte perché rappresentanti di una minoranza che era uscita sconfitta da quella pagina di storia. La violenza e l'odio verso la minoranza italiana ci deve insegnare quello che prima diceva nella celebrazione religiosa Don Mariano, che i conflitti si devono superare con le parole, con la mediazione e non con la violenza e con la guerra. Credo che questo sia l'insegnamento delle foibe, che è molto difficile in certe situazioni far convivere minoranze nella stessa terra. Di sicuro la risposta violenta è la risposta che non costruisce niente. Signore della vita e della morte, della luce e delle tenebre, dalla profondità di questa terra e di questo nostro dolore, noi gridiamo a te. Ascolta, Signore, la nostra voce. Noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche per apprendere l'insegnamento che sale dal sacrificio di questi morti. E ci rivolgiamo a te, perché tu hai raccolto l'ultimo loro grido, l'ultimo loro respiro. Questo calvario, col vertice sprofondato nelle viscere della terra, costituisce una grande cattedra che indica nella giustizia e nell'amore le vie della pace. Ebbene, Signore, Principe della pace, concedi a noi la tua pace. Dona conforto alle spose, alle madri, alle sorelle, ai figli di coloro che si trovano in tutte le foibe di questa nostra triste terra.